Questo libro racconta una storia, la storia di un uomo di spettacolo passato alla politica e che con questa scelta ha diviso nettamente gli italiani in fans e detrattori. Molte cose si dicono su Beppe Grillo, ma a ben considerare le parole che vengono usate per giudicarlo, soprattutto da parte di chi non lo sopporta, sono sempre le stesse e si contano sulle dita di una mano. Populista, demagogo, qualunquista, buffone, giullare. Molti slogan, molte frasi fatte si accompagnano nell'opinione comune a questa straordinaria figura di comico, protagonista di memorabili interventi in televisione fino al 1993 e poi di spettacoli esilaranti in teatri e palazzetti prima della clamorosa discesa nell'arena politica. Nessuna delle etichette e dei più sprezzanti giudizi, da castigatore a pifferaio magico, coglie davvero nel segno e intercetta nella sua interezza quel proteo multiforme che è Grillo. E questo per una ragione molto semplice: Grillo non può essere definito, può solo essere raccontato. Per questo, come narratore, ho provato a dipanare una cronaca semiseria del comico diventato tribuno. Seria perché credo che questo fenomeno italiano, mattatore dei palcoscenici e delle piazze, sia una risorsa artistica, culturale e oggi anche politica del nostro paese e meriti quell'attenzione, quel rispetto che il racconto televisivo e mass mediatico, frammentato, manipolato e pregiudiziale non gli garantiscono. Semiseria perché non si può frequentare Beppe Grillo dall'inizio della sua carriera attraverso gli spettacoli dal vivo, i suoi comizi, i suoi innumerevoli interventi in rete senza essere un poco influenzati dal suo umore, dalla sua effervescenza, dalla sua natura di istrione capace di strammatizzare la vita e di ricordare nelle pause delle sue arringhe più apocalittiche che in fondo dobbiamo anche divertirci un po'. Questa cronaca scandita per anno per anno, a partire dal felicissimo e spaesante debutto televisivo di Grillo nel lontano 1977, racconta innanzitutto le trasformazioni, le metamorfosi del comico genovese, da Grillo televisivo a falena dello spettacolo, a drago dei comizi. Una evoluzione, e secondo taluni una involuzione, dal bozzolo dei set televisivi, claustrofobico per Grillo, all'aperto delle piazze, passando attraverso il rimbombo dei palazzetti gremiti e poi i set finti della pubblicità e del cinema. Qual è il vero Grillo? Il cabarettista? Il comico? L'attore istrionico? O il tribuno, l'oratore politico, il dominatore delle piazze? La migliore risposta a questi quesiti è l'immagine della matrioska. In Grillo le figure, le anime delle sue tante reincarnazioni non si sono mai sostituite l'una con l'altra, ma sovrapposte, incapsulate e integrate. E così la falena è rimasta un po' Grillo e il drago è rimasto un po' falena. In senso più generale, l'uomo dei teatri è rimasto televisivo e quello delle piazze è rimasto teatrale. La contraddizione che tanti gli addebitano fra teatro e politica, fra spettacolo e comizio, rimane tale solo per chi non accetta una confusione già risolta in Grillo, nel momento in cui dichiara espressamente di aver usato la sua popolarità comica per una propria battaglia di civiltà. Questo libro vorrebbe aiutare a capire meglio l'uomo Grillo attraverso la sua storia, con i suoi pregi e i mille difetti, ma anche una straripante vitalità che va iscritta comunque nel segno della franchezza, dell'onestà e della generosità, almeno nell'impegno civile. Il caratteraccio, le modalità rustiche, il turpiloquio, la goliardia selvaggia non possono essere additati come segni indicatori di una personalità così complessa, tanto da oscurarne l'originalità e le idee. Il cronico problema del rapporto fra Grillo e la televisione, praticamente un dialogo fra sordi, si acutizza nel momento in cui il comico viene rappresentato all'opinione pubblica non per quello che dice, ma per come lo dice. Se è vero che la forma è sostanza, è vero però anche che le forme in cui si manifesta Beppe Grillo, per chi lo conosce attraverso altri canali, non sono soltanto le facce demoniache, le urla ferine e le battute da taverna selezionati dalla televisione. Come il comico sa bene, vi è un'opinione pubblica teledipendente che è ben diversa da quella brulicante in rete, dove il trattamento per Grillo, primo blogger d'Italia, è ben diverso.
L'auspicio nutrito da questo libro è che si vada oltre la contrapposizione tra empatia e antipatia per lo showman genovese. Da una parte l'idolatria adesiva del popolo del web, dei fans a teatro, dei militanti a 5 Stelle, dall'altra il distacco sempre un po' gelido e sprezzante da parte di un'opinione pubblica che si avvale delle grottesche schegge dell'informazione televisiva. La storia del fenomeno Grillo è lunga, complessa e merita quantomeno un giudizio equilibrato, basato soprattutto sulla conoscenza. Certo, ai tempi dei grandi spettacoli degli anni 80 e 90, l'empatia di un pubblico entusiasta per le performance del mattatore bastava. Il comico smuoveva già le idee, dissodava il terreno, ma la gente tornava a casa contenta, soprattutto per le risate fatte. Tuttavia, nell'ultima quindicina d'anni, Grillo non vuole solo far ridere. Forse è sempre stato così, ma entrare nella testa delle persone e gettare semi di dubbio, di sospetto e di conoscenza. Per questo occorre ascoltarlo, con un equilibrio che vada al di là della simpatia e dell'antipatia. L'obiezione più prevedibile qui è che in fondo sia lui a non ascoltare noi, a non accettare il dialogo né con la stampa né soprattutto con la televisione. Ma questa è un'altra storia che verrà trattata abbondantemente. Per finire, un consiglio a chi si imbarcherà nella semiseria navigazione di questo libro, scritto per chi ama Grillo e per chi non lo ama, per chi lo conosce e soprattutto per chi non lo conosce. Il suggerimento è quello di accompagnare la lettura, senza alcun danno per la sua continuità, garantisco, con la visione o rivisione di quei capolavori che sono i suoi spettacoli in DVD o sulla rete, da Energia e Informazione del 1995 fino al più recente Grillo is Back, e poi anche, perché no, di qualcuno dei suoi pirotecnici comizi, di quell'indispensabile sito YouTube disseminato. Questo libro esce in piena campagna elettorale, con un Grillo scatenato a raccogliere firme e ulteriori consensi in tutta Italia per il suo movimento 5 Stelle dopo la caduta del governo Monti. Il libro non è un instant book, ma un book in progress, e non potrebbe essere diversamente, per un racconto che ha come protagonista un uomo evento, un fuoriclasse dello spettacolo, comico o politico, sempre capace di reincarnarsi e di rivelarsi, di apparire e di stupirci. E nessun libro si può chiudere su un simile fenomeno in divenire.